Allora, buongiorno. Partiti, io e il babbo. Come si può vedere, siamo abbastanza carichi di robe, perché oggi andiamo al mare in bicicletta. Andiamo a Caorle. Facciamo tutte gli argini, o quanti più argini possibile. Abbiamo prenotato una camera per stanotte. Domani mattina colazione e poi si ritorna. Sono più o meno 100 km andare e 100 a tornare. Ma va bene. Vediamo cosa salterà fuori. Comunque sono le 9:10. Dalle 8 che dovevamo partire. Dai, neanche malissimo. Ah, prima salitina e giornata fatta. Piccola, 100 metri. Però un po' del paesaggio. Cos'è il fiatone? Vino, 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 vino e ancora vino. E dopo una bella discesa, cosa c'è? La seconda e ultima salita di giornata. Come dicevo prima, ecco la salita dopo la discesa. E cacchiolina, è anche dura. Per fortuna è breve. Eccoci a Formenica. E là vedo lo scollino. Bene, finalmente siamo su argini barra sentierini per arrivare a Conegliano, prima meta della giornata. Ah, qua sarebbe solo pedonale, però non vedo gente, quindi guarda che picco. Vai qua! Ah no, niente, chiuso. Che cacchio, torno indrio, vieni per qua. Vieni per qua. Papà, l'argine! Allora, aspetta che ti aiuti. No, sono in piano, davvero, mette. Io che mette a piano. In eco. Attento! Siamo arrivati sul primo argine. Oh, serio! Vabbè, dai! Per fortuna l'erba è sommato bassa. Non ti fa gran velocità qua. No. Altro che 5 ore, eh? Bene, superato il centro di Conegliano. Siamo sempre su argine, in mezzo alle campagne basse. Stiamo andando verso Ramera. Papà ha già brontolato più e più volte, ma non importa. Avanti. Allora, qua rinunciamo a fare l'argine perché l'erba è alta 4 metri e mezzo. Allora, come va la prima parte? Beh, come aperitivo non è male. Dopo vedere il pranzo e la cena come era va. No. Bene, adesso c'è stradine bianche. Qua deve aver piovuto un sacco perché c'è un sacco di pozze di acqua. Siamo tornati su un argine, ma non è proprio tenuto bene questo. Ma insomma, qua sì che si fa più fatica, eh? Abbiamo appena finito un pezzo massacrante e adesso siamo... La strada è tutta di ghiaia, bella, piana, scorrevole. Facciamo l'itinerario TV3. Andremo fino a Motta di Livenza. Adesso siamo a Fontanelle. Vai, devo fare una barella. Oderzo, Gorgo il Monticano, Motta, per un totale di 26 km. Allora, fatemi di sì. Ah, siamo sempre sulla strada TV3. Quella che porta Oderzo e via dicendo. Molto molto piacevole. Qualche commento là dietro? Commento? Qualcosa. Ma se fosse tutto così è come andare in paradiso. Farò pure che ne tocco l'inferno fra poco. No, no, per un pezzo sarà così. No. Già. Mi sono dimenticato di firmare la pausa caffè in centro Oderzo. Va bene. Comunque era pienissimo di ragazzini, visto che oggi è l'ultimo giorno di scuola, quindi tutti a far festa io. Proseguiamo seguendo il Monticano. Lasciamo la strada di ghiaia per addentrarci sul prossimo argine. Oh yes! E eccoci di nuovo sul TV3.
dopo Derzo siamo a Gorgo al Monticano. Ah, qua c'è una bella chiesetta che si affaccia verso l'argine. Comunico che abbiamo fatto i primi 50 chilometri. Beh, i panorami comunque sono sempre belli. Siamo quasi sempre in mezzo alla campagna e qua si fa pure fatica. Qua decisamente non gli appaia l'erba. Mica fatica. Comunicazione di servizio, stiamo passando Motta di Livenza. Frumento a destra, frumento a sinistra. Bene, finita Motta, siamo entrati nel comune di Cessalto. Qua regna sovrano mutismo e rassegnazione. Mi sa che la stanchezza comincia a farsi sentire. Ma insomma, cioè, noi dovremmo correre là sopra, ma è abbastanza improponibile. Bene, siamo arrivati a Torre di Mosto. Però costeggiamo il Livenza. Lavanda! C'è un enorme cavallo in rame. Che strano. Vabbè. Molto strano. Comunque qua siamo abbastanza cotti. Manca ancora una ventina di chilometri per arrivare. C'è soprattutto, non c'è un albero, quindi siamo sempre sotto il sole. E poi c'è il vento che rompe le balle. E indovinate, sempre contro o di lato. Ecco, siamo arrivati alla Salute di Livenza, comune di San Stino. Orbene, ma qua non ci sono macchine. Era meglio fare l'asfalto. Avanti un corno, avanti. Oddio, che fatica. Ah, che dolore. No, dai. Piccolo cambio di programma, anziché andare a fare il giro per l'argine di là, che comunque è su terreno non battuto e quindi molto più faticoso, abbiamo optato per fare questa bellissima pista ciclabile con un po' di brecciolino sotto. Guarda che bel viale. L'unica cosa negativa è il vento, che è quasi contro, ma va bene. Sentiamo un po' comunque cosa dice qua il signor De Luca. Anche Massimiliano, va bene questa ciclabile? Sì, sì. In cemento? Assolutamente. Vede le gambe che fa Giacomo anche lui? Certo. Ecco la stazione cicloturistica che avevamo già visto quando abbiamo fatto il giro a Caorle. In lontananza vediamo la scritta Caorle. Possiamo dire di essere più o meno arrivati. Adesso ci intrufoliamo dentro il paese fino all'albergo. Oh, senti che odore di salsedine. Siamo ufficialmente arrivati. Centro di Caorle, di là. Quando andiamo a destra all'albergo. Orbene, quello è l'hotel Columbus. Declaration. Ah, mi fa male per lui. Mai pensato in vita mia ad arrivare a Caorle in bicicletta. Bene, il problema è che domani ti varie da tornare in Rio. Ciao. Ora, buongiorno. Siamo giorno 2, oggi si riparte verso casa. Appena lasciato l'albergo alle nostre spalle. Giornata incredibile. Laggiù c'è il mare. Stanotte dormite un po' così così, ma insomma, causa di letto, causa uomo di Neanderthal qua. Adesso si va in su. E via, qua sono già popolate di gente. Vecchie barche, i pescatori. Che vitaccia, oh. Che vita. Quindi non si alza ma ruota forte. Ciao, grazie.
nel 2023, quando si parla di automatismi, tecnologia, sì. E c'è l'omino che fa il giro tondo. Fantastico. Il fiume Livenza. Ti parla uno studente che viene a casa da scuola. Sì, scusa, zaino così. Un po' di campagna. Eccoci qua, sempre sugli argini di ritorno. Male a sedere, male alle gambe, insomma. Mette avanti che ti metà pangalino. Ecco, bravo. E Miro, chi che metteva? Che scorci, proprio belli. Finita la parte divertente, è finita la parte in mezzo all'erba alta. Va bene. Comunque, se avessimo una bici da strada andremo su asfalto, avendo il mountain bike andiamo per campi, per argini molto inerbati. Eccoci in quest'altro argine, per fortuna bello pulito, scorrevole, con la traccia in mezzo. Bello sto parchetto qua. Eccoci qua. Sai che piano piano ci stiamo avvicinando a Oderzo. Allora abbiamo fatto un piccolo cambio di bicicletta. Io mi sto godendo il motore e il papà sta faticando là e dice che non fa fatica. Bugiardo. La pasta ieri sera. La mia forza. Senza batteria va bene. Il problema sarà la salita. Papà, poter arriva a par di là, se gira la bici e torna in drio, perché devo andare sull'argine di destra. Nuova esperienza, passiamo vicini alle pecore. Piano piano. Su su. Messo. Guarda. Commento. Guarda per là. Papà, torna in drio e va per là. Ok. Là dietro è Oderzo e adesso ci fermiamo a mangiare qualcosina. Eccoci arrivati sulla piazza di Oderzo. Pausa con toast prima di ripartire. Bene, mangiato, abbiamo mangiato, ci lasciamo Oderzo alle spalle, eppure i cigni e una londra di sotto, bella enorme. E proseguiamo il nostro ritorno verso casa. Allora, ragguaglio chilometrico. Siamo al 60° chilometro finito, fatto, compiuto. Stanchezza comincia a farsi sentire e anche il mal di sedere. Per fortuna non c'è il sole a palla e c'è un po' di aria. Comunque comincia a essere duretta adesso. Ok, è finita la pacchia delle stradine bianche, adesso siamo sull'argine erboso e faticoso e che fa un sacco di attrito. Allora, in questo momento siamo rinchiusi tra viti a destra e l'argine a sinistra. Com'è? Siamo qua. Straga, eh? Pian piano. Un caso. Com'è bello. Monticano. Sinistra.
Allora, vediamo di fare la chiusura. Abbiamo tagliato via un pezzo, non siamo andati per Conegliano, ma per Pianzano. Poi siamo abbastanza cucinati tutti e due. Adesso stiamo arrivando a Cordignano, ecco il campanile là. E qui si dividono le strade. Esatto. Niente, molto stancante perché comunque per 90 km pedali sempre, non smetti mai di pedalare. Per fortuna. Il dolore più grande, sedere. È vero. Per fortuna non c'è afa o caldo, ma è sempre ventilato, quindi tutto sommato bene. Facciamo una piccola panoramica delle nostre montagne. E niente. Vabbè, comunque sta bene, dai. Cioè, niente bagnetto, lo faremo la prossima volta. Va bene, dai. Alla prossima. Ciao.